da giocare. Dirige l'incontro l'arbitro Di Marco, il match si svolge in una discoteca, la discoteca Paradise. E Rivera viene avanti. Entrambi sono ancora in fase di studio, ha fintato l'attacco col destro Parisi, poi si è fermato. Scambio ravvicinato nel corso del quale ha toccato prima Parisi poi Rivera. E Rivera che sembra voler stare a centro ring, Parisi gli gira attorno, lo tiene a bada col jab sinistro, saltella Parisi girandogli attorno. Rivera cerca di guadagnare la distanza, si è preparato molto bene il pugile portoricano che si allena a Cagliari. Montante destro di Rivera è andato a segno, il montante destro è un colpo che porta con molta precisione Rivera. Un destro, un sinistro di Rivera, ha messo al tappeto Parisi, contato Parisi, contato dal colpo che ha subito Parisi, viene contato dall'arbitro Di Marco, può riprendere il match, Parisi al tappeto, riprende il match subito Rivera all'attacco, è impostato ora in guardia destra Parisi che è in difficoltà, le perplessità che c'erano si sono rivelate quindi fondate sull'avversario di Parisi per stasera. Al suo rientro Parisi ha un brutto momento, vediamo se riesce a recuperare dopo il knockdown. Sinistro di Parisi, prova ancora i colpi Parisi per cercare di fermare l'avversario, aveva preparato molto bene i suoi colpi Rivera. Lega ora Parisi, deve far passare il tempo, è finito il round, prima ripresa e abbiamo visto Parisi al tappeto per la prima volta nella carriera. La velocità e la potenza di Rivera, le temute doti del pugile portoricano hanno avuto subito una eloquente testimonianza in questo primo round. Rivediamo, ecco la Micucci ci ripropone, avete visto il sinistro di Rivera che è andato a segno, un gancio sinistro che è andato a segno alla mascella e Parisi è andato al tappeto. C'erano molte perplessità, molti dubbi su questo match proprio perché si diceva che dopo 8 mesi di inattività Parisi avrebbe dovuto forse affrontare un avversario più morbido, mentre Rivera invece si sa è un grande picchiatore e soprattutto col suo sinistro è, la seconda ripresa. È molto pericoloso. Vediamo se Parisi ha recuperato, seconda ripresa. Del resto Parisi ha voluto questo avversario, un match così impegnativo, assumendosi ovviamente tutta la responsabilità di una simile scelta. Seconda ripresa da Monsano, Parisi contro Rivera, Puerto Rico. Sono 10 riprese. C'è ovviamente molta tensione a bordo ring dopo quanto abbiamo visto nel primo round. Vediamo se Parisi è recuperato. È andato a segno col sinistro Parisi. Ancora il sinistro di Parisi dritto. Rivera Sornione tiene le braccia a protezione del volto e cerca di avvicinarsi per poi far partire i suoi colpi. Parisi sembra anticiparlo con successo, ma bisogna fare molta attenzione perché Rivera è decisamente pericolosissimo. Il sinistro largo di Rivera è andato a vuoto, ha sfiorato Parisi. Parisi è molto mobile sulle gambe. Il sinistro di Parisi al corpo.
sinistro e il destro anzi di Rivera, che poi tocca anche col sinistro. Intervento dell'arbitro Di Marco, teneva un pochino Rivera in corpo a corpo. Buona serie a due mani di Parisi. Rivera sembra impostare il match solo sulla ricerca del colpo risolutore. Il pubblico incita Parisi, cerca di sostenerlo col suo appoggio per fargli passare il brutto momento. Sempre avanza Rivera con molta decisione a questo sinistro pericolosissimo. Ha toccato col montante destro Parisi, un buon colpo ha portato. Toccato ancora Rivera dai colpi veloci di Parisi, ma non incisivi come eravamo abituati a vedere. Finisce una seconda ripresa nel corso della quale Parisi ha recuperato, e sabato prossimo a Villa Cidro in Sardegna il titolo italiano de Piuma. Limato alla Bottiglieri, terza ripresa da Monsano in provincia di Ancona, Parisi contro Rivera, Porto Rico. Il sinistro di Rivera ha toccato ancora Parisi, sempre Rivera che viene avanti, ancora affonda il sinistro Rivera, si è sottratto bene Parisi che combatte con rabbia, ancora il sinistro di Rivera manda al tappeto Parisi, aveva accettato lo scambio Parisi e il sinistro di Rivera lo ha spedito al tappeto, un sinistro velocissimo che ancora una volta ha mandato al tappeto Parisi, quindi un match di grande difficoltà per Parisi, si sta giocando tutto. Rivera ancora toccato col sinistro al volto, costretto ad arretrare Parisi, si difende come può il pugile italiano. Rivera sente di avere il match in pugno, tocca col sinistro ancora, Parisi costretto a subire i colpi, indietreggia Parisi, è sull'orlo del KO, abbassa le braccia Parisi. Cerca di far partire i suoi colpi Parisi, va ancora al tappeto, seconda volta al tappeto per Parisi e vediamo la sua espressione, è indeciso se continuare, un po' sfiduciato, vedete scuote il capo, non ce la fa Parisi, forse riprende, siamo al conteggio, Di Marco dà una mano a Parisi, nel conteggio può riprendere Parisi, vediamo se riprende, è sfiduciato Parisi. È per lui è un calvario, Rivera ovviamente non si fa sfuggire l'opportunità, combatte a braccia abbassate Parisi, non ha recuperato, indietreggia, si appoggia anche al ring ma è praticamente in balia dell'avversario Parisi. Rivera avanza implacabile, poi il sinistro di Parisi ma il sinistro di Rivera lo mette KO, e KO. Il portoricano Rivera ha spento le luci a Giovanni Parisi, vedete la gioia del portoricano mentre Parisi viene portato da Gresta e dai suoi secondi all'angolo, c'è esultanza nel clan di Rivera, vediamo il maestro Tazzi che esulta per questo successo, rivediamo, vedete Parisi prova il suo destro ma il sinistro di Rivera lo sorprende, lo incrocia bene con questo gancio sinistro Rivera e l'ha messo al tappeto, e purtroppo dobbiamo dire che i timori, i dubbi che avevamo prima, che avevamo espresso noi tutti i cronisti, tutti i giornalisti avevano espresso dubbi su questo avversario troppo forte per un Parisi inattivo 8 mesi, si sono rivelati fondati. D'altro canto, ripetiamo, Parisi aveva voluto questo avversario e Spagnoli, Renzo Spagnoli, l'organizzatore di questa riunione, aveva accettato questo rischio, così come Gresta, il manager di Parisi. Rivera si era preparato molto bene, lo sapevamo,
Ecco, rivediamo ancora la Micucci, ci ripropone le fasi finali al match, vedete, prova il montante sinistro e qui Parisi è stato ancora pescato dal sinistro di Rivera che lo ha incrociato bene. Rivera velocissimo, potente. Rivera aveva detto nella conferenza stampa del match